Siamo puntualissimi, mamma mia, puntualissimi ragazzi, eh? Allora, andiamo subito. Allora, sto cercando Claudia. C'è l'invito, eccola, aspettiamola, sì, aspettiamo Claudia, si parte, eccola. Eccola, ciao, ma tu sai che si sente tutto sto baccano? Che senti? Casino. Vabbè, non fa niente, tanto pure qua ci sta un po' di casino. Sì, da te dicevo. Ah, da me? Sì. No, perché io sto al mio locale, sto al ristorante, non sto ancora a casa, quindi per questo c'era un po' di... Però mi sono messa in un angolino, tipo punizione. Io c'ho qua mio marito. Oh, eccolo. Ciao, c'è sto occhiale. Così te lo metti? Per guardare sì. Meglio? Sto guardando la partita, sto guardando i ragazzi. Quindi non può essere disturbato. E voi mi rompete le palle, fate la diretta alle 9 quando c'è la partita. Cioè... Non me la potevate fare ieri, no? Oggi che c'è l'Inter. Tutto a posto? E senti, domani è il suo compleanno. Lo so. Che come regali, se lo so che bene. Le regali? Già io l'ho fatto i regali. Già li ha fatti, anticipato. Sì, non me l'ha dato ancora, Però già io l'ho fatto. Sì, me l'ha fatto. Ma immagina qualcosa o è top secret? Sì, è figurati. Certo. Sì, l'ho sgamato, Gioia. Ah, è top. Gli ho regalato una mutanda. Non è l'anello comunque. Non è l'anello, ecco, no. L'anello non c'è. No. Ce l'ho io l'anello, guarda. Oh, mamma mia. Ma tu sei un patito, gli anelli. Sì, quello io lo chiamo l'anello del Papa, io. Senti, no, che stai? Io sto bene, sempre indaffarata, ma sto bene. Sopravvivo. Leonardo? Leo sta bene, mo si è fatto ammazza? Grande. Senti, quello parla inglese, capito? Ammazza! Cioè io gli faccio le domande in italiano, lui mi risponde in inglese. Anche io mi fa le domande in italiano, gli rispondo pugliese. Noi parliamo dialetti vari ormai. Guarda, vabbè. Bastardo, guarda. L'importante è capirsi. Sì, ha voglia. E come no? Senti, ma quindi lui sta troppo impegnato a vedersi sta partita, non lo dobbiamo disturbare. No, fate le domande, no, io rispondo. No, ma lui tanto risponde. No, vabbè, ma noi ci siamo, capito, tanto? Sì. Comunque, ciao a tutti. Brava, saluta. Sì. Stanno già... Salutami. Sono arrivati un ciao, sacco di domande. Ciao, ragazzi. Ma pure voi state a vedere la partita? Probabile. Sì. Tutti a vedere la partita. A Natale cosa fai, Gioia? Natale non lo so, non mi sono ancora organizzata. Ma non vai a Napoli? Non in Italia. Non vai a Napoli? Sì, non so se vado a Napoli, perché poi vabbè, io ho pure i parenti a Pescara, quindi può essere che vado a Pescara a Natale. Mi sa che Capodanno lo facciamo a Napoli. A Capodanno a Napoli voi? Sì. No, io di solito a Capodanno parto. Brava. Sono lontane. Brava, fai bene. Molto lontane. Ma tu dove ce l'hai il ristorante? A Malta? A Malta, sì. Devo venire a trovarti. Bravo, dovete venire. È gratis? Sì. Aspetta, faccio abbassare un po' la musica perché sennò non sento niente. Giuliana! Abbassa un po' la musica. Ciao ragazzi, grazie. I complimenti. Gioia, comunque, salva la diretta poi. Ovvio, sì. Me l'hanno scritto da oggi che la devo salvare. Sì, sicuro sì. Che ammazza. Ecco, ci sta pure Sergione in diretta con noi. Forte. Senti, la nostra convivenza come sta andando? Tutto bene. Ti aspettavi così Lorenzo? Lorenzo è ancora meglio da come l'avevo visto. Sì. Poi cioè, ci sono delle parti che non avevamo visto io, a uomini e donne, tra virgolette. Tipo il lato romantico, no? Sì. Penso che... No, comunque stiamo benissimo e abbiamo trovato il nostro equilibrio, quindi
cioè, non potevo desiderare altro, ecco. Che belli! Sì, sì, siamo molto felici, comunque... però è un rompicoglioni, no, eh. Stavo dicendo vabbè, tanto un po' tutti lo siamo. Ah sì, poi noi siamo donne, quindi insomma, lo sappiamo che dobbiamo rompere per qualsiasi cosa. Sì, ma mostra è classico. Ma tu sei gelosa? Sì, però è più geloso lui. Quindi sì. Geloso. Sfatiamo questo mito che ragazzi, Lorenzo è più geloso tra i due. Perché infatti una delle domande più gettonate era sulla gelosia. Sì, cioè, sì, proprio... lui è molto geloso. Qua, io anche, nel senso, quando comunque vedo cose che non mi vanno bene, mi arrabbio assolutamente. Ma invece, mo, a proposito di cose che non vanno bene, che molti mi hanno scritto, no? Che c'era quella segnalazione, no? Che hanno detto che durante una serata lui avrebbe dato il nome dell'albergo, no? Tu quando fanno queste segnalazioni cosa fai? Ma guarda, io non ho né video né niente, quindi non. Non credi? Cioè, finché non hai veramente una prova. Una cosa è certa, che se mi dava il numero ci andavo. Quanto scemo! Sì, è proprio scemo. Picchialo, ti prego. No, però io ci ho parlato con lui di questa cosa, quindi cioè, fondamentalmente ci basiamo sul nulla. Sì, sì. Ma quando vai alle serate, cioè non sei gelosa alla fine? Cioè, come la vivi? No, perché faccio le videochiamate quando torno. Ma lui, cioè, mi scrive ogni minuto, quindi io sto tranquilla, Gio. Alla fine è il suo lavoro, se deve fare le serate ci mancherebbe. Sì. Tanto poi se fa qualcosa sono cazzi suoi, scusa la parola. Sì. Brava, ma pure io la penso uguale, nel senso che tanto poi alla fine uno le cose le viene a sapere. Sì, ma... Esatto, se devo uscire fuori qualcosa si viene a sapere. Quindi... Gioia, ho fatto come da Marte, ho fatto la casco alla Play. Ho fatto l'assicurazione alla Play. Ah no, io lo butto proprio fuori di casa. Dalla finestra, visto che tiene un bel balcone, può andare diretto là. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. Esatto. Sì, è brava, stavo leggendo qua. Brava, leggi. Sì, no, che dico... Loro dicono, tanto se esce qualcosa si viene a sapere, quindi... Brava, sì, infatti. Finché non esce niente. Io la penso così. Invece la cosa più bella che ti ha fatto Gioia, se non, finora... Gioia, se non esce niente vuol dire che ho fatto le cose fatte bene. Ciao, Butera! Ma lui è terribile. Sì, lui è... Cioè, tu o lo ami... Lui deve incarare la dose, sennò non è contento. No, esatto, ma lui è fatto così, quindi... Cioè, le battute le fa pure davanti a me. Comunque, cioè, io sto tranquilla perché le fa pure davanti a me e non gli conviene sbagliare. Perché io sono buona e cara, ma non è che sono una cogliona, eh. No, vabbè, ci mancherebbe. Insomma. No, perché pure lui ha trovato una persona, cioè, come te, quindi poi perderla, penso che dove la trova un'altra Claudia. No, esatto, esatto. Poi, insomma, io gli tengo abbastanza testa, lui te lo può confermare, quindi... Ma infatti quello a lui gli serve, perché sennò figurati fa quello che gli pare. Sì, esatto. Gli serve a casa, ho visto, non vuole fare niente, praticamente. Guarda, a casa... Ti devo dire che io sono disordinatissima. Ah. Sì, cioè il mio armadio è peggio di non so chi. Butti tutto uno sopra l'altro. Sì. Ok. Aspetta che stiamo sistemando il telefono. E lui invece è super ordinato. Ah, quindi si mette a posto le sue cose, a volte fa anche il mio armadio. Wow, viene qua a casa mia allora. Vieni. Peccato che dopo 2 giorni il mio armadio è lo stesso di prima. Ma quindi sì. Io però sono malata della pulizia, quindi sto sempre a pulire casa, tutto. Da sempre con la spina posta in mano. A proposito, amore, prima ho fatto la cacca nel lavandino. No, guarda, non ho parole per lui, veramente. Però no, comunque mi aiuta, eh. Vabbè, già l'ordine è metà. Qua che ho ordinato? Sì. Assolutamente. Sì. Senti, quindi mo Sergio che dice? Sergio ormai ha fatto coppia con lui. Sì. Da sempre ragione a me, Sergio.
Senti, invece se avevano chiesto molti, se Lorenzo dovesse partecipare a qualche programma televisivo, sì, diciamo, come la vivresti? Beh, di sicuro appoggerei ogni sua scelta, comunque sulla sua fidanzata. Lorenzo, ciao, puoi andare. Cioè, se vuole fare qualsiasi tipo di esperienza, io lo appoggio senza problemi. Sto parlando a partita. Qui sto parlando con Gioia. Spostati. Levati. Levati proprio. Ma poi gli sta a giocare all'Inter, figurati, io sono della Roma. Scusa, ma tu perché no? Che squadra ti fa Lorenzo? Inter. Inter. Ah, voi abbiamo scelto però la serata sbagliata, praticamente. Proprio una serata proprio. Vabbè, però domani è il compleanno. Domani come lo festeggi? Guarda, domani so che mi vengono a trovare delle fan a Latina. Sì, wow. Mi fanno la sorpresa. Poi la sera porto tutti a cena fuori. Ah, bene, bene. La famiglia, ma viene pure la famiglia di Lorenzo? No. No, solo la tua? Sì. Okay, okay. Però la mia sì, perché loro comunque lavorano, quindi non possono, non ce la fanno. Ma tu con la famiglia di Lorenzo come ti trovi? Eh? Con la famiglia di Lorenzo come ti stai trovando? Benissimo. Cioè io quando vado a casa loro a Milano è come se stessi a casa mia, quindi ci lasciano i nostri spazi. Poi sono giovanili i genitori di Lorenzo, cioè come i miei. Ma che fai? Come è disturbatore. Sì, guarda, e quindi ti dicevo, sto a mio agio proprio benissimo. Bene, bene, questa è quella cosa più bella, quando uno sta sì. Suo no, no, ma devo dire, pure quando sono venuti i suoi genitori a Latina, cioè con i miei hanno stretto proprio un bel rapporto. Ah, bene, bene. Quindi sicuramente a Natale verranno loro qui a Latina. Sì. E come vedono questa convivenza di Lorenzo? Cioè, hanno commentato? Se l'aspettavano? Qua rispondi tu, amore. Qual è la domanda? Oddio, raga, ma io perché? Perché gli ho detto di sì? Brava. Il problema è tu che hai detto di sì. Perché? Come hanno visto la convivenza i tuoi genitori? Bene, l'hanno vista bene, sì, sono felici. Ma Lore, sei molto concentrato. Sono felici. Ah, perché gli piace tanto Claudia. Sì, loro mi adorano comunque, i suoi genitori. Ma tu te l'aspettavi che lui poi era così determinato e concreto anche nelle cose? Guarda! Ma che sta a fare? Dai, fai schifo! Guarda, non, cioè, me l'aspettavo, ma non fino a questo punto. Cioè, vuol dire, lui comunque ha 23 anni, no? Sì, è giovane. È giovane, no? Quindi magari non sempre uno si aspetta che un ragazzo di 23 anni faccia e basta. Sì, prenda questa responsabilità. Esatto. E faccia dei passi importanti come la convivenza. Poi anche la mia prima convivenza, quindi sono stato perché lo amo davvero. Brava. O comunque sei proprio una Bertuccia. Basta. Tua madre è una Bertuccia. Ma domani, quindi vabbè, il regalo già l'hai sgamato, quindi. Sì, l'ho sgamato, però ancora non lo dico, dai. Vabbè, lo vediamo domani poi. Uno me ne ha sgamato. Uno me ne ha sgamato. È che lui non si sa tenere le cose, capito? Ma senti, invece il viaggio a New York l'avete rimandato poi? Sì, stiamo vedendo per i primi di dicembre. Vabbè, guarda, New York è fantastica, se andate penso vi innamorate. Io ci sono stata, però era giugno, quindi non è che ho visto il periodo di Natale, però... Però ti prego, io voglio il video inedito di Lorenzo che parla inglese, ti prego, lo voglio. Sì, voglio. Tra tutti e due inglese qua. Sì, infatti quando siamo andati a Londra ringraziamo che c'ero io, quella era... la fotografa, se no si aspettava a lei. Ma io mi faccio capire nel mio modo. Sì, a gesti. No, però guarda, vorrei fare un corso, ho trovato una, diciamo, una madrelingua. Ah, ok. Qui a Latina, che fa lezioni private, quindi mi piacerebbe fare così qualche lezione. Così è ottimo, perché così veramente impari. Sì.
perché l'importante è che tu parli, pure se sbagli, però l'importante è che inizi a buttarti. Esatto, cioè io comunque lo so l'inglese basilare, però non parlandolo. Sì, ma sì, sì Lore, sì, cioè sì. Le cose essenziali. Sì, una sa l'inglese scolastico. Brava. Rosso, red, blu, blu e black. Ma sai come Leo? Tu parli misto inglese pugliese, se capisci. Ma ne faccio quasi. Ciao Ludovica. Brava, un salutiamo i ragazzi. Che ragazzi. Ci sentiamo dopo. Allora, ho scritto venite in Sicilia. Magari, magari. Se mangia bene in Sicilia. Sì, mo a parte gli scherzi, poi dobbiamo organizzare una volta, dovete venire qua a Malta. Mo che... Sì, no, veramente, voglio venire da aprile in poi, qua è bello il tempo. Qua non l'ho mai vista Malta, quindi mi ha sempre ispirato, ci devo venire. Dobbiamo organizzare poi, organizziamo noi così senza l'insaputa di Lorenzo, bici e partite. Brava. Così lo facciamo. La organizziamo tra di noi, io lo prendo e lo porto là. Brava, brava, fai tu la sorpresa a lui. Ciao Emanuela, io intanto saluto. Vogliamo il matrimonio, hanno scritto. Ma il matrimonio ci penseremo quando sarà. Vabbè, piano piano, dai. Piano piano si fanno le cose, sì. Già la convivenza è già comunque un passo importantissimo per capire se due caratteri vanno assolutamente, d'accordo. Assolutamente. Poi quello sarebbe sicuramente un coronamento perché... Esatto. Cioè io voglio le cose sposare. Vengono piano piano. Ma sì, cioè noi viviamo giorno per giorno. Bravo. Invece poi ho visto state facendo pure un progetto con tuo fratello, Sì. Quello che uscirà tra pochino. Ah, tra poco? Sì, quindi non posso svelare ancora secret, niente top di secret. Sì. Invece qualche dettaglio, qualcosa che non so, ti era rimasto impresso in qualche esterno in puntata di Lorenzo, che però noi tipo non abbiamo visto? Ma oddio. A me me lo chiedo, a te te l'ha chiesto. Sì, no, sto pensando. C'è un'esterna. Ah? Che è quella dove siamo andati sulla spiaggia. Ok, sì, la famosa esterna. La famosa esterna dove lui ha chiesto scusa per la cazzata che aveva che fatto. Aveva fatto. Ah, mi ricordo che finita l'esterna lui non faceva altro che venire e baciarmi. Ah. Quindi questa è una cosa inedita, tant'è che ho detto, ma se a questo non gliene frega niente di me, non è che prende e viene, mi dai bacetti, eccetera. Certo. Quindi questa è stata una cosa molto carina. E, vabbè, l'esterna dell'albero di Natale che non riusciva ad alzarsi dal divano. Ottimo. Bene, bene. E poi invece dopo la domanda più gettonata era il castello, dopo il castello, cosa è successo? Dopo il castello abbiamo bevuto. Ma tu te l'aspettavi là? Ho suonata come un tamburo. Perché comunque il castello te l'ha fatta brutta, là. Guarda, Gioia, io in villa ero convinta che non mi avrebbe scelta. Mentre nelle puntate precedenti ero... Qualche speranza. C'avevo la speranza, perché lui si è comportato comunque da geloso, cioè si capiva. Sì. Però in villa ha ribaltato completamente le cose. Sì. E quindi io al castello ero completamente negativa. Sì. Ma tu, Giulia, la senti o non... Cioè, no, mi è capitato di sentirla di dopo il suo trono, ma... Non, così, cioè, saluti. Non ci frequentiamo, insomma, no. Invece Irene, è rimasta l'amicizia con lei che... Sì, Irene la sento spesso. Okay. Sì. Bene, bene. Che avete trovato così pure amicizie all'interno di uomini e donne che molto... Sì, io, ecco, le uniche con cui ho legato sono state Irene e Federica. Perché stavamo sempre in camerino insieme. Sì. Poi però ho conosciuto anche Arianna di Andrea, che è una bravissima ragazza, mi piace tanto, sì. Bene, bene. Quindi mo stasera che cosa fai? Io adesso finisco di pulire la cucina. Ecco, la pulizia. La pulizia. E poi vado a vedere Amici Celebrity. Brava. Stefania ti saluta dalla Svizzera, scritto, Salutiamo Stefania dalla Svizzera. Oh, comunque quindi... vorrei Lady Cobra che abbiamo inventato noi. Top.
top. Top, ragazzi. Cioè, quando ho sentito che Jackie faceva Lady Cobra, ho detto, bellissimo. No, adoro Lady Cobra. Ci ho personalizzato tutto Lady Cobra. Top. Pure la sigaretta. Veramente. Sì, aspetta. Bellissimo. Wow, top, bellissimo. Sì, dai, avete, vi siete inventate un nome fantastico proprio. Sì. Tu che fai dopo? Tu stai là? No, dopo torno a casa che c'è la babysitter con Leonardo, quindi prendo Leonardo e sto con mio figlio. Mi aspetta che ormai, cioè senza di me non beve il latte, sai, tiene dei visi che con le babysitter non fa. Comunque è troppo carino. Eh? È veramente troppo carino, complimenti, sì, eh. Grazie. Oh, allora vi aspetto a Malta, poi ci organizziamo. Oh sì, organizziamo. Sì. Tu quindi ora stai fissa là praticamente. Sì, sì. E io ho tutti i lavori qua, capito? Faccio tutti i miei lavori, ce li ho qua ormai. Ma io già da 6 anni sto da parecchio. E allora, mo quando c'ho pure un weekend, prendo e veniamo, sì. Brava, brava, ottimo. Qua tanto da aprile è bello il tempo. A posto. Cioè, sì, vabbè, a maggio già si possono fare i bagni, quindi perfetto. Quindi è il luogo ideale per me, perché io odio il freddo. Questo periodo qua, ottobre, è pure buono, perché stiamo facendo delle belle giornate e molti si fanno ancora il bagno. Ma pure qua a Latina fa caldissimo, Esatto. Tranne a Milano ho beccato una settimana, cioè lasciamo perdere. Vabbè, Milano, Londra, clima gelido. Ciao Consuelo! Va bene. Allora un bacione forte a te e a Lorenzo. Ciao Gioia. Ciao caro, poi tanto ci sentiamo. Ma come no? Grazie Gioia, ho stima per te, lo sai. Quindi. Grazie, un bacio forte. Un bacio e ciao a tutti ragazzi e buona serata.